Welcome back to my channel. Allora, come al titolo, oggi voglio darvi 5 ragioni che ti impediscono di perdere grasso, ok? Ma prima di iniziare, io voglio dire una cosa per me molto importante, perché è successo a una ragazza che alleno e lei faceva pettorali e suo fidanzato è venuto vicino e ha detto: "Ma questo qua non è un esercizio da donna". Io voglio dire: "Scusami, non esiste esercizi da donna, da uomo, il corpo, possiamo allenarci lo stesso modo, può cambiare soltanto a livello di oggettivo, ma nient'altro". Perciò per favore, anche su Facebook ogni tanto c'è uno che mi dice: "Eh sì, tuo canale è un canale che fa esercizi per le donne". Dai, basta, non esiste esercizio da uomo o esercizio da donna. E l'uomo può fare la stessa cosa, anche la donna, viceversa. Ok, basta. Chiudiamo parentesi. Adesso parliamo di cose serie. Ok. Allora, prima ragione. Calcolo sbagliato del macro e micronutrienti. Macro, che cosa sono? Macronutrienti sono i proteine, carboidrati e i grassi. Micronutrienti, che cosa sono? Vitamine, potassio, magnesio, zinco, queste cose qua, ok? Allora, vuoi fare le cose per bene, cioè preciso, hai calcolato i tuoi macro e micronutrienti in modo per essere in deficit. Malgrado quello, non vedi il risultato, pensi di calcolarli bene. Invece dimentichi delle piccolezze, diciamo, non sono veramente delle piccolezze, tipo 2 cucchiai di sugo che prendi a pranzo, o se no un bicchiere di Coca-Cola, un tè zuccherato, 5 mandorle per, non lo so, in pomeriggio. Quando fai l'addizione di tutto ciò, di tutte queste cose, no? Tra virgolette, piccolezze, fanno una differenza. In una giornata sono più di 200-400 kcal. Allora, il mio consiglio è di calcolare, di essere un pochino più preciso nel calcolo del micro e macronutriente giornaliero. Tante persone mi dicono: "Ma è obbligatorio fare il calcolo". Non è obbligatorio niente, ma se vuoi avere un risultato più rapido e più preciso, sarebbe meglio farlo. Tutto qui. Seconda ragione: rimanere nella tua zona di comodità. Mi spiego. Pensi di allenarti intensamente e efficacemente, invece non è il caso. Mi spiego. È vero che vai in palestra 5 volte alla settimana. Il problema è che può essere che sono passati dei mesi che non hai aumentato i tuoi pesi, non ti sei dato in fondo, non vai al di là dei tuoi limiti in palestra, ok? E hai dimenticato che il corpo si adatta. Che cosa voglio dire? Bisognerebbe aggiornare. Aggiornare, che cosa vuoi dire? Aumentare i tuoi pesi, l'intensità dei tuoi esercizi, i tempi di riposo, eccetera, per di nuovo forzare il corpo per poter trovare i risultati. Allora, terza ragione. Allora, io ho avuto tante testimonianze di donne, soprattutto, che mangiavano prima 700, 800, 900 calorie al giorno, che è veramente poco, veramente poco. E queste donne si sono rimessi a mangiare un pochino di più e anche iniziano a perdere i chili. Allora, è sbagliato l'idea meno mangio e meno ingrasso. Mi spiego, quello che spende di più di calorie nel nostro corpo sono i muscoli. Perciò, se non mangi abbastanza, vai a perdere questi muscoli. E quando li perdi, dunque, blocchi totalmente la perdita di grasso. Quarta ragione. Credi di non perdere? Invece sì, basta focalizzarti sulla bilancia. Prendi la misura con un plicometro o un metro che avrà un risultato molto più preciso, molto più efficace.
Puoi perdere un sacco di grasso e invece sulla bilancia non si vede, non si capisce. Perché mi è già successo avere dei clienti che hanno perso 5-10 centimetri di vita, poi sulla bilancia non si capiva, non si vedeva. Perciò ragazzi, la bilancia basta ogni mattina, soprattutto noi donne, lo so, anch'io lo facevo, mettersi sulla bilancia ogni mattina. È meglio di no. Quinta ragione. Sei in fase stabile, vuol dire prima hai perso, adesso sei in fase dove non perdi più. L'errore è che quando hai iniziato il tuo percorso di perdita di grasso, avevi calcolato il tuo macronutriente in funzione al tuo peso, alla tua massa muscolare del momento. Adesso che hai perso, ad esempio, dopo 6 mesi, hai perso grassi, hai preso muscoli, allora tu dovresti cambiare, aggiornare i tuoi macronutrienti in funzione del peso e della massa muscolare che hai adesso per poter trovare risultati, vuol dire che per non essere più stabile, che non senti che tutto quello che fai non hai risultato. Allora ragazzi, grazie di aver guardato il video, spero che i miei consigli ti saranno utile e fammi sapere se vuoi via commenti in che fase sei tu o se no privatamente. Se ti è piaciuto metti like, almeno capisco che ti è piaciuto il video, condividerlo con la zia Pina, zio Giuseppe che adoro, che saluto. Se non sei ancora iscritto al canale iscriviti, più siamo, più ci divertiamo. Niente ragazzi, ci troviamo venerdì dalle 19 in poi. Bisù bisù, je vous adore, ciao!